Buona. No, la prego, non faccia così, non pianga. Non rovini tutto in questo modo. Ma io? Sei incinta. La protagonista del nostro film, una ragazza calabrese, figlia del proprietario di un agrumeto, incinta, non bella. Azione, vai! Hai trovato marito. Incontra questo giovane africano del Chad. È forse per questo che ha voluto che stanotte ti incontrassi. E tu come lo sai? Ecco, questo incontro è un incontro che in qualche modo metaforizza quello che dovrebbe essere l'incontro fra due mondi, due culture che si guardano con tanta diffidenza. Allora, cosa c'è? Lasciami! Cosa c'è? Non lo puoi capire cosa c'è! Cosa devo capire? Tu non lo sposi, nessuno lo sposi, non sposi nessuno. Edu è venuto qua per fare la chiappata, per diventare padrona a casa mia. Lo sai come sono fatti questi? I suoi genitori, diciamo, che non contribuiscono a farla sentire più bella o più scaltra o più sveglia. Abbiamo il nostro carissimo portafortuna Neri Marco Re, anche lui in un cameo molto molto divertente, molto molto carino, che non gli, in un ruolo che non gli assomiglia minimamente. Ci ha lavorato 6 anni, eh? Quando finiva il suo lavoro in magazzino, quello che gli ordinavano gli altri clienti, veniva qua e lavorava a questo, che era per sé, solo per sé, le sue nozze di cane. Maria, Madonna, implora il figlio di compiere quel miracolo dell'acqua e del vino che tutti sappiamo. Nel racconto mio il miracolo non sarà quello della trasmutazione dell'acqua in vino, ma qualcosa di diverso. Comunque sarà pur sempre un miracolo.